Giancarlo Magalli ha fatto arrabbiare parecchie persone. No, non c'entra nulla stavolta Adriana Volpe. Nonostante i due non lavorino più insieme, ogni occasione è buona per punzecchiarsi. Ed è successo pure di recente, quando non è passata in sordina l'ultima frecciatina scagliata da lei durante Pechino Express, la Volpe e Marcello Cirillo come prova dovevano spostare alcune casse pesanti e a un certo punto la conduttrice ha esclamato, ammazza come pesano ste casse manco ci fosse dentro Magalli. Una battutina che ha fatto divertire il suo compagno di viaggio, ma non tanto Magalli, che ha subito risposto a mezzo social. Un utente, infatti, sul profilo Instagram di Pechino Express ha riportato la battuta della Volpe con tanto di Adriana Volpe è fantastica, fa ridere. Le ha fatto un complimento, ma poi è intervenuto Giancarlo e quella frase ha assunto un'accezione negativa. Il presentatore ha risposto con un commento a quell'affermazione su Adriana. Così, e non lo sa. Punto con annesse faccine che ridono. Lasciamo da parte un attimo gli attriti tra Giancarlo e la bella Adriana. Questa volta Magalli è finito nel mirino per via di una gaffe commessa domenica in su infermieri e operatori sociosanitari. Il presentatore e l'ospite in studio avrebbero generalizzato sul ruolo degli host dicendo che sono una specie di infermieri. Una generalizzazione che ha però subito scatenato il risentimento di un'intera categoria che conta circa 450.000 persone dopo quel messaggio passato sulla rete di Stato. Punto ha generato indignazione al punto che ora, attraverso assocare.it, l'associazione infermieristica nazionale che si occupa di formazione e di informazione, si pretendono le scuse del conduttore e dell'azienda di Viale Mazzini, chiamati a riabilitare l'immagine lesa di infermieri e infermieri pediatrici. Senza contare la risonanza che la gaffe di Magalli ha avuto sui social network. Anche lì si è scatenato un putiferio dopo quelle parole approssimative. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.